Ciao belli da Giraffa Team e welcome back. Iniziamo subito le danze con la parte 6 di Resident Evil 7. Nel frattempo che il gioco carica, perché sappiamo che ci impiega un'eternità, ne approfitto per ringraziare tutti coloro che continuano a supportarmi tramite like, share e commenti e anche appunto chi partecipa alle donazioni tramite il link apposito nello spazio descrizione video. Ok, dobbiamo recuperare il siero nella vecchia casa, nella palude, abitata, suppongo, da Margheritina Baker. Zoe ci ha avvisato dicendoci di recuperare appunto il siero, che è l'unica sostanza capace di espellere dal corpo quella cosa che hanno. Inside. Ok, muoviti, Diego. Sto morendo di caldo. E nel frattempo, ragazzi, ci sono circa 35 gradi qui in Calabria. Mi sto sciogliendo. Ah. Dai, che ce la fai? Nel frattempo mi annaffio. Ok, continua. Ah, ecco, l'ultima volta, dopo che ho salvato e interrotto il gioco, ho erroneamente usato gli psicostimolanti e mi sa che c'è attivato il checkpoint e niente, quindi li ho sprecati così. Prendiamo le cose che troviamo strada facendo. Veloce, 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 perché durerà anche poco, suppongo. L'effetto. Pensavo non salvasse col checkpoint, invece sì. Ma che cavolo? Ma che è la casetta dei cosi voodoo? Oh Gesù, cosa c'è qua? Le zanzare giganti, che sono le mosche che stanno sulla cacca. Rimaniamo in tema visto che si muore di caldo. C'è un altro comparino qua. Chi è qua? Chi è qua, bastardo? Vediamo se c'è roba in giro. Qui? Vedo delle cose per terra. Munizione 44 Magnum che mi piace assai. She's upstairs, don't go up. Lei di sopra non sarei. Oddio, cosa c'è qua, ragazzi? Oh mio Dio, tutti quei ragni in fondo. Chiamate i Ghostbusters. Oh Maron. Non corri, corri, bastardo. Ficcati qua dentro e chiudi tutto, chiudi. Mi sto infartuando. Manco abbiamo iniziato che mi sto infartuando. Cosa c'è qui? Mappa vecchia casa. Bene. Ma è infestata sta casa. Mannaggia a te, Margheritina, le tue manie. De merda. Combustibile solido. Un altro coso pieno di ragni. Sto per sbrattare la televisione col mio vomito, ve lo dico. Tu c'è per fucile? Qui cosa c'è? Polvere da sparo. Bene, bene. Va benissimo. Qua altra roba, attenzione. Psicostimolanti che ho sprecato prima. Oh, grimaldello che fa sempre bene. Andiamo da questo lato, va. Mi suppongo abbia bisogno di qualcosa come un lanciafiamme per distruggere questi alveari. Demonnezza, cosa c'è qua? Erba, non posso prendere. Beh, c'ho bruciatore, non posso prendere. Non posso prendere nougats perché sono full. Devo trovare una cassa per posare tutta sta roba. Grimaldello usiamo alla Jill Valentine. Soluzione medica che l'accetto sempre e comunque.
là sono venute, andiamo da questo lato. Non c'è un cavolo. Ah, qui, questa è la camera dove Mia ha risolto il puzzle per avanzare, quindi suppongo io debba fare la stessa cosa. Impugnatura, bruciatore, munizioni, pistola, fluido. Ah, è pieno di roba qui. È un brutto segno, ragazzi, quando nei survival horror troviamo un mucchio di roba, e anche nei videogiochi in generale, perché ci aspetta mucha mierda. Zaino, ora puoi portare più oggetti, benissimo. Benissimo. Posiamo, non ci servono. Adesso non abbiamo la magnum. Combustibile lo teniamo perché sai che dobbiamo usarlo. Questi li posiamo. Cosa c'è? Il nostro compare che va distrutto. Salvataggio. Niente, aspettate, recuperiamo la roba. Tanto le munizioni le posso posare direttamente un'altra volta. Bruciatore. Munizioni. Fluido chimico. Potrei anche creare, ecco. Visto che ci sono. Per ammazzare tutte quelle schifezze bisogna... Credo di aver bisogno di tanto combustibile. Questo lo proviamo. Che torniamo indietro. Lo posso usare direttamente? No, impugnatura, bruciatore. Ho bisogno del bruciatore. Ok. Era la stanzetta mi sa che ho visto l'altra volta. Cioè l'altra volta poco fa. Sono rincoglionita. Questo caldo mi ha stordita, ragazzi. Oh madonna! Ma che cazzo! Siete più fastidiosi dei corvi dei vecchi Resident Evil. Trofeo! Ok, dov'era? Non qua. Che abbiamo trovato il grimaldello. Ok, torniamo qui. Non sbaglio, era da questo lato. Eccolo qua. Beccuccio bruciatore. Combiniamo. E mo ve faccio vedere io, stronzoni. Prendiamo pure l'erba. Ma questo rumore? Questo ticchettio. Niente, pensavo ci fosse un nostro compare da distruggere il coltellino, ma mi sa di no. Qui cosa c'è? No! Morite, bastarde! Esplodi o no? Ecco. Minchia, quanto ne ho consumato già. No, non posso usarlo. Ok, torniamo indietro e distruggiamo anche gli altri nidi. Dov'è il nido qui? Ma sappiamo pure i ragni di merda. Pulito? Sì. Mi piace, mi piace. Ari, ciao. Dall'altro lato c'è questo rumore. Chissà quante cose mi sono persa strada facendo. Sono tremende ste robe. E vaffanculo, vai. Facciamo un po' di pulizia, visto che ci siamo. Minchia, l'ho quasi finito. Non c'è altro. Ah, un cassettino.
Combustibile, sì, mi serve, grazie. Muchas gracias. Qui, altro fluido, pure questo mi serve. Qui invece non c'è un cazzo. Curiamoci. Questo l'ho appena aperto, vero? Sì. Andiamo qui. Facciamo altro combustibile. Niente qui. Sento il rumore del nostro compare. Eccolo. Cos'altro c'è qui? Moneta antica. Ok, così con questa, se non sbaglio, posso prendere la magnum, ma me ne manca un'altra. Comunque ci siamo quasi. E qui? Chi è? Oh, belli capelli! Ciao, belli capelli! Ehi, dacci un taglio, via! Voglio delle risposte! Lo so, è vero. Vorrei dirti tutto quanto, ma io ricordo solo qualche frammento, il resto è sparito! Attenta! Papà, giusto! Ti spiace se prendo la mamma in prestito per un po'? Ma veramente così fanno giochi di ruolo? Su, fa qualcosa! Infatti, sparagli Non in stare lì, testa! parla! Vabbè. Mai visto un personaggio più inutile di Ethan, comunque, lo devo dire. Ma proprio mai. Non c'è altro? No, non c'è altro. Purtroppo. O pull troppo, come dicono in tanti. Trollololol. E niente, qua c'è un piffer, andiamocene. Diamo un shin, Ethan. Come mai ancora non ho incontrato Margheritina Baker? Oh madonna, l'ho appena nominato! Ok, scusa. Sto sbratto tutto. Morite, merde! Margheritina? Sbatte tutto qua. Finito pure il carburante, mi sa. Margheritina, non l'ho fatta apposta, giuro. Ti prometto che farei il bimbo bravo. Dove devo andare? Dove devo andare? Galleria dall'altro lato. Dove c'è Margheritina? No, 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 Ti ho no, detto di andartene! no. Ok, me ne vado. No, Una cosa. no, 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 non Purtroppo ci tengo. abbiamo avuto abbastanza. Cos'è? Sembra essere uno schema, però sembra una sorta di lanciafiamme. Ah, ma io l'ho già fatto così. Ah, lo scema. Non posso attraversare, vero? No, fa troppo schifo. Madonna, che c'è? Vabbè, qui che gridano. Non dicevano fosse su. Ma un'altra volta è pieno di ste schifezze. Ma che palle. Che palle. E ho finito il carburante. Combustibile. Pigliamo tutto, pigliamo tutto. Altra roba. Muoviti, muoviti prima che arriva quella. Oddio, che schifo. Io quell'erba non la userei. Ma se le sparassi in testa, me la levassi un po' dai coglioni. LOL. Bellissimo.
Vai, Ethan, non fai il solito Snake. Ciao Margheritina, devo andare via. È stato un dispiacere conoscerti. Qua è il lato? Sì. Andiamo. Usa. E mo. Perché un ragno? Prima dai, l'ho fatto subito con mia. Ecco, no. Però mi sa che è così. Non so, mi tocca. Aspetta, andiamo a salvare che è qui vicino. Non si sa mai. Qui ho controllato se c'è qualcosa. Mi sa di sì, non c'è un piffero. Eccoci qui un cazzo. Tiriamoci le munizioni della pistola che le abbiamo un pochettino consumate. Sperperate questo possiamo. Quante monetine ho? 9, mi sa che la mangio con 9 o 10. Boh. Un fluido chimico là. Questo lo porto. Questo lascio lì. Cosa posso fare? Non ho combustibile. Salviamo velocemente. Ricerchiamo di procedere. Vediamo se se n'è andata. Marguerite. Margheritina. Margheritina piccolina. Non c'è niente, no. Ah, ciao Margherita. Dai, andiamo. Che dove ha beccato poi Mia, mi pare. Oddio, cosa c'è Cazzo, qua? Che schifo, pensavo fosse un braccio. Mamma mia, cazzo, Vergine. Sto sbrattando. Ma dai, che schifo, ma sono malati. Ecco, sono giunta dall'altro lato. Combustibile solido. Direi di sì. Solito non dura un cazzo però il lanciafiamme in questi giochi. Sopra mi sa che ho bisogno di una chiave, di qualcosa. Andiamo a controllare. Zoe, hai provato di nuovo a intrufolarti al piano di sopra, eh? Credevi che non me ne sarei accorta? Anche dopo quello che è successo a Evelyn, continua a blaterare di quella strana medicina. E cosa credi di fare con il mio altare? Tieni alla larga con le tue dita appiccicose, nessuno tocca il mio sacro altare. Pensi che io e tuo padre siamo degli idioti? Patetica ragazzina viziata, vorrei che tu non fossi mai nata. Imperdonabile e patetica con la tua aria di superiorità che credi di poter abbandonare la nostra casa. La casa del grande fratello, o bordello in questo caso, dopo tutto quello che abbiamo fatto per te, patetica. Capra. Se mai ti becca a toccare il mio altare, ti taglio quelle tette. E le servo come brasato. Ma lol, che schifo. Ma voglia se sono malati qui. Sto fluido chimico giallo mi sembra un po' piscio. Ok, procediamo con cautela.
C'è qualcosina? No. Qua non c'è un ca, qua non c'è un ca. Passiamo avanti, perché no? Il nostro compare. Ancora fluido. Allora facciamo ancora carburante perché ci serve. E ci pappiamo questo fluido chimico. Questo ricarichiamo. Ok. Ma non è, cazzo, non ci sono abbastanza slot. E mi serve per forza. E mo che faccio? E mo cosa faccio? Non c'è altro. Quindi devo tornare indietro, posizionare la manovella. Non c'è niente. Ma in giro non troviamo più quelle foto dei tesori, no? Tu crepa. E anche male. Vuoi vedere che adesso arriva Margherita? Questo non posso... Ecco, utilizziamolo. Ok, la riprende benissimo. Dov'era? Sala ospiti, sala da pranzo, stazione idrica. Sì, sempre avanti e poi alla fine. Vedere che mi bacca con la troia. State calma. Lollissimo. Ma fa la guardia lì, quella puttana. Ciao Margheritina. Io di qui non sono passata, Margherit. Vediamo. Ma che dannazione, lasciami in pace. Levateli dalle palle. Beh, io che mi faccio ammazzare praticamente per si schifo. Ecco. Questo l'ho appena fatto e vabbè, ma la becco qui. Combustibile mi piace, moneta antica, non ho spazio, porca puttana. E cosa faccio? Cosa faccio? Che faccio? Uso questi, li spreco così. Chiave corvo, ok. Ma no, volevo la moneta! Porca puttana. Che ricordiamoci che lì c'è la moneta antica. Quindi poi andiamoci, la rappiamo tutta, tutta. Ho dovuto sputtanare i psicostimolanti così. Ma quasi quasi io butto l'erba. Faccio usa, usa. Non serve a niente l'erba così. Sì, un pochino fa. Mannaggia a me, mannaggia.
c'è roba qui. Combustibile, bene. Veloce, 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 prima che finisca l'effetto, almeno vediamo se trovo qualcosa di buono. Porca puttana! Un infarto mi ha preso! Merda! Piccolo succhiacazzi, passiamo alle cose serie. Ne ho abbastanza le tue difese. E mo che devo fare? Credevi di poter fare i tuoi porci comodi con la mia famiglia? Curati, stronzo! L'hai fatta proprio grossa, mi hai sentito? Proprio grossa! Dove credi di andare? Ma che cazzo, mi ha rotto le palle che non ho! Dai, 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 dai. La tua testa di minchia. Scusa. Finito pure l'effetto dei cosi. Telefono, sicuramente Zoe ci scasserà le palle. Qua non c'è niente. Qua cosa c'è? Okay. What? Che cos'è? Note riguardanti il siero della serie. Ingredienti indicati. Necessari a sintetizzare il siero. Siero di nervo. Forse ci siamo. Non prende niente. Eccola, lo sapevo. Sai che ti dico che puoi squillare un pochino? Vuoto, non c'è niente. Suoniamo la mole sonata. Ho uno strano fischio alle orecchie e non sono riuscita ancora a dormire da quando quella ragazzina è qui. Sono d'accordo con Zoe, c'è qualcosa di strano in quella piccola, così come in quella donna che era con lei. Vedo cose, sento rumori, la nausea non passa. Sono andata dal dottore e mi hanno fatto una radiografia. Cosa mi sta succedendo? La piccola mi ha offerto un dono. Qua tutti che offrono doni. Ho conservato il dono nella stanza segreta in fondo al piano di sopra, dove nessuno lo troverà mai. Quel braccio simboleggia la fiducia della piccola. Quel braccio ci condurrà alla felicità. E se qualcuno proverà a corrompere questa felicità, non lo lascerò vivere. Ok, non c'è altro? No, facciamo, rispondiamo al telefono? E mi sa che abbiamo perso la chiamata? Pensavo... Ah, ecco qua. Allora, hai trovato il siero? Ho appena sistemato tua madre e i suoi cazzo di insetti. Era meglio avvisarmi. Mi dispiace tanto. Ma per il siero? Non l'ho trovato. Ma so cosa serve per crearlo. Una testa di serie D e un braccio. Siamo sicuri? Una testa? Dovrei averla da qualche parte. Davvero? Ma per il braccio non ho idea. Hai cercato dappertutto? No, non ancora. Devo controllare il piano di sopra. Ok, prova lì. Se c'è, vieni alla roulotte. A me non piace comunque questa Zoe. Non so perché, ma... non mi sembra affidabile. Poi cazzo, vattene tu in giro a trovarti, a cercarti sto siero della minchia.
moneta antica, mi gusta. Sento il rumore del compare, o no? Forse nella stanza? Qui non lo vedo. Che minchia devo mettere qui? La lanterna. Forse della madre l'ha buttata? Vediamo. Oh merda. Qui. Ah, qui sono passata qualcosa. No, non era questo il passaggio, sbaglio. Oh sì, dalla galleria portava qui, sì, giusto, giusto. Ok, allora, qui mi sa che non c'è un piffero. Perché quando quella troia è andata via, non ho visto se mi ha lasciato qualcosa, ma non credo. C'è un passaggio qui. Oh mio Dio. Che razza di... pazzesco. Porca puttana. Non so se è sensibile al fuoco, però ecco. Metti in pausa, ragazzi. Finisco qui per oggi l'episodio 6, perché comunque sono passati già 30 minuti. Io vi saluto e vi rimando al prossimo episodio. Ciao, un bacione. Bye bye.